rivolgersi ad un biomeccanico quando un individuo va già in palestra o fa già attività fisica? Non basta? Beh, la risposta è no. Se noi fossimo paragonabili ad una macchina sportiva da corsa, non basterebbe acquistarla e metterla in pista. Bisognerebbe acquistarla, metterla in pista, settarla e poi a questo punto la macchina può essere spinta al suo limite. Di cosa si occupa il biomeccanico? Il biomeccanico è una scienza che si compenetra con altre scienze, quindi lavora con la parte medica, la parte di preparazione fisica, la parte di fisioterapia, con tutta quella parte osteopatica, psicologica, podologica, tutta quella parte che serve a mantenere in equilibrio questa macchina motoria. Studiamo il gesto, studiamo le limitazioni funzionali, studiamo le capacità motorie e studiamo i compensi che sono i derivati di quelle che sono le nostre abitudini motorie. Vi faccio un esempio: un giocatore di tennis che non ha una buona battuta può non averla per capacità tecniche ma anche per limitazioni funzionali. Come si curano questi aspetti una volta identificati dal biomeccanico? Beh, ci può essere il personal trainer che, prese le informazioni del biomeccanico, le applica per poterle poi migliorare nell'individuo stesso. Quindi l'individuo fa terapia attraverso il movimento, attraverso la ginnastica, la preparazione fisica. Il biomeccanico poi si occupa di cose anche più complesse, il ritorno venoso, gli scambi gassosi a livello cardio-ormonale, studia lo sviluppo motorio dei soggetti in fase evolutiva, quindi fondamentale per i bambini essere seguito dal biomeccanico, dal preparatore per poter sviluppare delle corrette compensazioni al movimento e non compensi scorretti che poi creano danni iatrogeni. Quindi il biomeccanico deve conoscere molto bene alcuni aspetti: la differenza tra carichi interni e esterni, saper distinguere tra un compenso funzionale ed uno prepatologico, applicare la fisica al movimento umano, capire quali sono le cause endogene ed esogene a questo disequilibrio che l'individuo manifesta. Questo può essere fatto insieme ad altre figure. Provate ad appoggiarvi ad un biomeccanico, provate a farvi vedere da un biomeccanico, scoprirà cose che non mi hanno mai detto. Provate ad abbinare la biomeccanica alla preparazione fisica e arriverete a dei livelli a cui non siete mai giunti.